Ciao a tutti, Ciao. Eccoci qui, sempre presenti. Sempre presenti per siamo una noi. Nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me Nicola Bizzarri. Bene, la ricetta di oggi è spaghetto quadrato con una dadolata di agnello. Gli ingredienti sono spaghetti quadrati, aglio, carota, sedano, polpa di agnello, olive, capperi e peperoni dolci secchi che andremo ad ravvivare poi in olio bollente per dare la parte croccante del piatto. La nostra tradizione vuole che comunque un ragù d'agnello viene messo una passata, dei pomodori pelati, quindi una salsa che comunque viene messa su, bollire. Invece qua pomodoro zero. Qua pomodoro zero e andiamo ad alleggerire un po' il piatto e renderlo più armonioso e più cromatico anche. Partiamo con la cottura dei nostri spaghetti. Caliamo la nostra pasta. Dunque, ai suoi minuti, quasi un quarto d'ora scarso, quindi 13 minuti 13 devono passare minuti, per sì. Poter essere gustata al meglio. Nel frattempo abbiamo l'aglio. Andiamo a dare una tritata grossolana. Così abbiamo del sedano. Ti diverti quando... proprio sopra questo piano, assolutamente, vedo. Sì, ormai vedo fa che parte ti di me. Un piano Decton, ricordiamo, indistruttibile in tutti i sensi. In questo caso, guarda, io lo sto mettendo a dura prova, non è che anche a livello professionale, perché certo. Andiamo. Posso girare la pasta? Adesso sì, brava. Pasta lunga ha bisogno sempre dei suoi paio di minuti prima di essere girata, se no andremo a spezzarla. A romperla. Sì, la nostra base di verdure è pronta. Padella, olio extravergine di oliva. Ho anticipato, Mi si diverte. Quando mi piace questo. Nel frattempo diamo una tagliata alla polpa di agnello, dei dadolini piccolini, no? In modo da facilitare sia la cottura che poi quando andiamo a gustarla in bocca, no? Ecco qua. Facciamo stufare un po' le nostre verdure, aggiungiamo dei capperi e delle olive taggiasche denocciolate. Insaporiamo il tutto, mettiamo la nostra polpa di agnello, regoliamo di sale, una grattatina qui di pepe non fa male, nel senso che ci sta bene, no? Ci sta bene come pure il aroma. Aggiungiamo un po' di brodo vegetale e lasciamo. E quelli? Quelli li cuciniamo a parte, li dobbiamo scottare un attimo in olio, come faremo adesso. Sì, sì. Vediamo se l'olio è quasi pronto, ecco qua, si dovrebbero piano piano gonfiare e guarda che belli. Si devono gonfiare, ma? Poco poco, piano piano, tendono a gonfiarsi, sì. Puoi girare la pasta. Guarda che belli come si sono, che colore che hanno preso, guarda. Piano piano si parte con una temperatura mite per poi dargli quello dargli shock un po', di croccantezza, no? Eccoci, Antonella, il nostro profumo di agnello è bello e insistente, direi. Sì, con sì. Questa cromaticità di verde, arancio, nero. Verde, no? Bello. Andiamo a scolare la nostra pasta? Sì. Gli spaghetti. Eccoci qua. Qualcuno scappa. Andiamo a spadellare. Guarda che belli. Avremmo. Se l'avrei fatto io a casa così, tutto per terra. Avremmo comunque per un piatto. Lo sai?
avremmo comunque un piatto più leggero, non avendo pomodoro cucinato, che, diciamo, la salsa per almeno un'oretta per far insaporire, e poi sarà più profumato perché è presente altri ingredienti che sprigionano. Non sarà più profumato, si sente il profumo. Mettiamo i nostri spaghetti. Guardate che belli. Belli veramente, sì. Mettiamo qualche cappero, qualche oliva e i nostri bocconcini di agnello. La roba in bianco comunque predilige un po' più di leggerezza. Sempre col pomodoro, invece così in bianco. Buono, perché comunque l'agnello scarica tutto il suo sapore e rimane. Andiamo a decorare con il nostro peperone. I nostri peperoni rossi. Che abbiamo essiccato. In olio e fatti rinvenire. Eccoli qua. Ah, i colori ci sono, i profumi pure. Che dobbiamo dire? Dobbiamo mangiare. Tu adesso, chi a casa deve riproporre questa ricetta eseguendo, diciamo, tutti i particolari che abbiamo fatto qui in cucina. Augurandovi un buon appetito, ci sentiamo alla prossima ricetta. Alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.